Una bellissima mostra allestita al Santuario della Madonna del Convento di Ozegna, molto particolare, che riporta i tempi antichi. Sì, è stata realizzata dalle famiglie che abitavano qua al santuario dal 1939 fino al 94, che sarebbe mia cognata e mia moglie, in cui hanno allestito una stanza con gli attrezzi, i mestieri antichi, un'altra stanza che è una cucina e un'altra stanza, una camera da letto vecchio stile. Poi abbiamo rimesso a posto tutti i quadri ex voto e abbiamo creato delle stanze e classificato i quadri per anno e per periodo. Poi abbiamo anche un banco di beneficenza dove si può venire in questo periodo che c'è il 15 d'agosto, che è il clou delle celebrazioni più religiose che festa, perché una volta c'era una grande festa qua, la gente veniva, partecipava, si fermava a mangiare, adesso ci sono poche famiglie che sono rimaste in questo contesto. Boh. La cosa particolare della mostra degli attrezzi, che sono stati messi i nomi sia in italiano che in piemontese? Sì, questa è stata fatta da mia cognata, la ricerca un po' faticosa perché trovare il connubio dell'italiano piemontese non era facile, perché poi ogni realtà ha un modo di dire gli attrezzi in un modo diverso, allora hanno cercato di... abbiamo cercato di coordinare sia il nome in italiano che in piemontese. È un'esposizione che oltretutto valorizza anche quello che è il santuario, quindi i pavimenti di una volta piuttosto che i soffitti. Sì, poi il figlio di mia cognata ha anche restaurato dei pezzi di pavimento con del materiale apposta, perché si sta un po' deteriorando e cerchiamo di riqualificarlo un pochettino, anche per l'avvenire del quarto centenario, che ci sarà poi un altro anno, il 21 giugno. Difatti la mostra rimarrà aperta tutto fino al centenario, al quarto centenario, però su prenotazione. In questi giorni è aperta perché c'è la festa. E poi, come c'è sul volantino, c'è i numeri di telefono. Chi vuole venire a vederla, basta prenotarsi e organizziamo.